schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho. She lays down on the fresh lawn. She can make everything magical, but she died one on big time, and it makes me don't think you ever dare. Ci troviamo con i fantastici White Wolves. Ciao piccolini, vi ritrovo, dai. Ripresentatevi velocemente. Tommaso. Giacomo. Loris. Giovanni. Mauro. Che carini che siete. Allora, vi abbiamo visto prima e siete fantastici. Chi scrive i pezzi? Allora, solitamente la musica viene scritta man mano, cioè uno parte a casa sua, si studia il pezzo, parte con due accordi, poi fa il giro completo, lo propone alle prove, poi qualcuno ci mette sempre dentro del suo, la tastiera si aggiunge, il basso si aggiunge, la batteria può fare una cosa come può farne un'altra. Poi mentre di solito io e il tastierista Tommaso scriviamo i testi, la band rimane in sala prove e perfeziona sempre di più il pezzo. Di modo che quando il testo è pronto possiamo già iniziare a provare e cercare di portare al concerto dopo. E cosa vi ispirate quando scrivete le parole? La prima canzone che abbiamo fatto abbiamo raccontato una storia su un lupo, una storia semplice, poi la seconda invece è un testo più significativo per noi. Cioè, racconta cos'è per noi il rock, come ci piace suonarlo, quando lo ascoltiamo, cosa ci fa provare il rock, e è un po' più significativa. L'ultimo brano che abbiamo scritto invece riguarda una storia che è un po' triste, ma dopo si rallegra e permette al personaggio di scoprire il mondo. E chi è questo personaggio? Lo dice il ritornello della canzone, questo personaggio è un nome inventato. Vorrei specificare come abbiamo fatto a trovarlo, fermando un passante per strada e gli abbiamo chiesto un nome americano da dare a un partecipante di una canzone e lui ci ha detto Brian, e noi abbiamo detto Brian, il protagonista di questa canzone.
lupi, adesso chiamiamo il lupo cattivo, preparatevi alle domande del lupo cattivo che si chiama Isacco. Ah, perché loro pensavano con la nostra Laura così mammesca e carina di averla fatta franca, ma non è finita. Allora, qualcuno di voi è in classe con qualcun altro? Voi due siete in classe insieme e voi tre, bene. C'è qualche professore contro il quale voi suonate con rabbia? Dillo pure, tanto non guarda la televisione, questa televisione. Quella di musica. Come si chiama? Vanna. Scommetto che voi siete tutti insufficienti in musica con lei. Invece qua sapete suonare. No, beh, oddio, insufficienti no. Però possiamo andare meglio dopo. Non vi capisce, non vi capisce. Va bene, allora adesso la domanda, quella che ha 11, 12, 13 anni è più imbarazzante, lo era almeno ai miei tempi. Ti hanno detto che sei innamorato di una e che le dedichi i tuoi concerti, è vero? No. No. Io ho, ho le mie fonti. No. Confessa. No. No, non è vero, va bene, allora. Zitti che ne so anche di un altro io, eh. Allora. Guarda il terrore in faccia. Vabbè, se voi suonando piglierete dei grossi, dei grandi denari, cosa vi comprerete? Avete già il sogno di dire questo lo prendo subito? Dai, sentiamo lui. Una Les Paul Custom. Una Les Paul Custom. E te invece? Vuoi un amplificatore più potente e un basso della Fender. Bene, non rispendo in donnacce. Buonasera e grazie. Grazie Isacco e grazie a voi Wild Wolves. Ed ora con i Soar. Ciao, siete riusciti ad arrivare puntuali? Sì, abbastanza. No. Questa, scusa? Vabbè, vabbè, vabbè. Soar, che vuol dire?
Che vuol dire dolorante? Ma dolorante per il mal di orecchie che fate venire a chi vi ascolta a fine concerto? Dovremmo chiederlo alle nostre ragazze. Isacco, dai, queste hanno bisogno di una bacchettata. Fanno i fighi, loro pensano che sia finita. E invece il peggio viene adesso. Gli facciamo anche a loro la domanda che imbarazza. No, non devi girare la telecamera. L'ho fatto tutto il giorno io ieri. Allora, perché rock and roll? Vi ispirate di Arai? No. Non sai neanche chi sono? Perché rock and roll? Perché è il nostro modo di fare rock and roll. Sì, ma cosa vuol dire rock and roll? Non tutti sono inglesisti. È il nostro modo di fare rock and roll. Non sa l'inglese, ho capito. Spiegaglielo te il nome. Rotten vorrebbe dire marcio. Siamo ragazzi cresciuti per strada, abbiamo iniziato a suonare a nostro modo e il rock non era abbastanza per noi, allora ci siamo dovuti studiare un qualcosa, mischiare tutto quello che avevamo dentro fin quando è arrivato fuori il Rotten. I'm gonna
Thank you.
dopo. Adesso uno scocciante. Allora, noi stasera per far spazio. Ti cerco, posso? Io ti voglio, rock and roll, io ti amo. Siamo con un amico dei Blue Devils. Ciao, sono emozionatissimo. Comunque volevo fare un complimenti veramente a tutta la squadra perché sono stati bravissimi e sono comunque delle persone stimabilissime. Vi saluto, ciao, alla prossima. Chi sei? Paolo di Bergamo. Paolo di Bergamo, che saluta anche Garage School TV, dai. Non ho capito come. Un saluto anche agli amici di Garage School TV. Facciamo un saluto a Garage School TV, grandissimi, bellissimi. Ciao, un grazie. Un saluto da Rock Agricolo. Da Rock Agricolo, ciao. Rock and roll robot. Schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho.